tutti insieme per un mare da salvare. Dove sei ora? Dove sei ora? Caro Marcello, oggi vi porto con me a Talamone, piccolo porto turistico con una grande storia. Leggenda vuole che il nome Talamone derivi proprio dall'eroe greco Telamone, arrivato qui dal suo viaggio di ritorno dalla Calabria e seppellito proprio sotto questa rocca. Questo narra la leggenda, ma la storia ce la facciamo raccontare da Antonio. Qui dove ci troviamo? Qui siamo alla fortezza di Talamone, fortezza aldobrandesca costruita nella seconda metà del 1200, un posto molto caro ai talamonesi e anche ai turisti, lo stabilimento balneare del Bagno delle Donne, tutto è cominciato qui. Perché? Perché alle donne non era permesso di stare con gli uomini, quindi c'è il Bagno delle Donne e sotto proprio la rocca c'è il Bagno degli Uomini. C'è anche un luogo, un posto segreto. Fatta la legge e fatto l'inganno, loro si trovavano in un punto chiamato il salottino e in pratica non c'erano controlli, cioè c'era questa cosa ma non c'erano i controlli, quindi... Un po' il salottino degli innamorati. Esatto, esatto, esatto. Infatti le mamme si raccomandavano, non andate al salottino. Mare, mare, mare. Ma il nostro viaggio continua perché sotto queste acque c'è un tesoro sommerso. No, mare, 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 ma cosa son venuto a fare? Qui sotto c'è la Casa dei Pesci, un museo sottomarino per contrastare la pesca a strascico illegale. Oggi più che mai il nostro mondo parte dal mare, l'acqua, il mare dà ossigeno alla terra e quello che stiamo cercando di portare avanti è sensibilizzare l'opinione pubblica perché il mare non bisogna solo prendere, ma bisogna dare. E la Casa dei Pesci combatte l'illegalità insieme alle opere d'arte. Ci sono delle sculture qui sotto? Ci sono delle vere e proprie opere d'arte che diventa un museo aperto a tutti e una parte delle sculture invece sono contro i pescatori illegali. Oggi c'è un nuovo progetto che è la Casa dei Polpi, la messa in mare di 20.000 anfore per aiutare il polpo, perché purtroppo oggi abbiamo una pesca intensiva al polpo e questo fa sì che il polpo qui si può nascondere, deporre le uova e avere un futuro. No, guarda il wind foil, voglio farlo anch'io. Ma dove vai? E come dove vai? Vado a surfare sulle onde, a domare il vento con il wind foil. Wing foil, wing foil. Come wing foil? Wing foil. Con il wing foil. Ora va bene. Ma è facile, vero? Sì, è uno sport abbastanza accessibile a tutti, ci vuole un po' di pratica, ma è adatto un po' per chiunque voglia provare a praticarlo. Lo pratichiamo in sicurezza, quindi caschetto, salvagente. Caschetto, salvagente, la muta, tutte le protezioni necessarie. Abbiamo dei lisce che ci permettono di non perdere la tavola e la vela, che sono queste qui che vediamo a terra. Dopo un po' di pratica si riesce subito a fare i primi bordi. Gianluca, secondo me si può fare. Andiamo in acqua? Assolutamente sì, andiamo in acqua. Proviamo. Facile, facile non è. Alla prossima spiaggia.